ragazzi, bentornati su The Breakfast Bug. Sono qui oggi perché voglio darvi le mie prime impressioni su Resident Evil 7. Ho giocato le prime 4 ore del titolo, quindi questo video non sarà un video di recensione, lasceremo il giudizio definitivo in un secondo momento. Ciò che mi preme, invece, è raccontarvi la mia esperienza di gioco con Resident Evil 7 e il visore della PlayStation VR. Perché finalmente, ragazzi, finalmente abbiamo un titolo con le palle quadrate che sfrutta come si deve la periferica di PlayStation. Ve lo dico subito in modo chiaro e tondo: giocare Resident Evil 7 con il visore è una delle esperienze videoludiche migliori che abbia mai avuto in tutta la mia vita. Fin dalla prima volta in cui ho indossato questo coso qua, mi sono subito balenate in testa alcune parole chiave che sono esplorazione e farsela sotto dalla paura. Resident Evil 7, ragazzi, è la realizzazione concreta di questi concetti. È la realizzazione di quelli che praticamente sono i sogni di ogni appassionato di Resident Evil fin dal primo capitolo. Perché il gioco, sebbene sia un ottimo gioco anche di per sé, che merita assolutamente di essere giocato su una normale TV, esprime il suo potenziale al massimo se giocato con il visore. Perché permette al giocatore di vivere all'interno del mondo di Resident Evil. Ma procediamo con ordine. La prima cosa che notiamo quando cominciamo il gioco è che attraverso il visore assistiamo a un notevole downgrade grafico. Soprattutto nelle ambientazioni esterne, che sono le prime che affrontiamo nel gioco, appare tutto poco definito. C'è parecchio aliasing, i margini estremi del nostro campo visivo appaiono parecchio sfocati e c'è anche un leggero pop-up di elementi in lontananza. Le cose migliorano quando arriviamo all'interno, però c'è da dire che al giocatore non deve fregare assolutamente niente della grafica. Perché nel giro di un paio di minuti noi ci scordiamo che siamo persone in carne ed ossa, sedute su un divano, nel nostro soggiorno, con indosso un cacchio di visore della realtà virtuale. E Capcom ha realizzato un gioco che sfrutta questa immersione del giocatore nel migliore dei modi possibili. Infatti Resident Evil 7 pesca a man bassa in tutto quel filone di giochi horror che sono usciti recentemente e che, a parer mio, per quanto riguarda l'effetto scagozzo, fa veramente impallidire tutto quello che è venuto prima. In questi giochi horror la visuale in prima persona non veniva scelta solamente per creare un senso di coinvolgimento più forte nel giocatore, ma ci si era resi conto che la cosa che ci spaventava di più non erano magari i mostri, i nemici o le ambientazioni di per sé, ma quel senso di impotenza che creavano nel giocatore non dandoci gli strumenti per poterci difendere. No? Spesso in giochi come Outlast o Amnesia l'unica cosa che possiamo fare è nasconderci e scappare. Resident Evil 7 ci mette spesso in situazioni del genere, in cui siamo appunto braccati dai membri di questa strana famiglia di zombie della Louisiana. E queste situazioni, vissute in realtà virtuale, non solo vanno ad intensificare la reazione dei giocatori, ma arricchiscono in modo vero e proprio il gameplay. Questo perché il mondo di gioco appare assolutamente fisico, concreto, realistico agli occhi del giocatore. Vi voglio spiegare meglio. Altri giochi che ho provato per PlayStation VR, sebbene pongano il giocatore in un mondo tridimensionale, che è possibile esplorare a 360 gradi muovendo la testa e il corpo, si ha quasi la sensazione di essere all'interno di una sfera la cui superficie rivolta verso di noi ci mostra quello che è il mondo di gioco. In Resident Evil 7 invece il mondo di gioco non lo percepiamo come distante o staccato da noi, ma ci sentiamo proprio all'interno del mondo. Ed ecco quindi che è possibile, muovendo la testa e il corpo, vedere cosa si nasconde al di là di un angolo, oppure se abbiamo un vaso o un contenitore, alzando un po' le spalle e guardando in basso, possiamo vedere cosa c'è all'interno. Questo, collegato alle meccaniche stealth di cui parlavo prima, ci permette un'interazione fra mondo di gioco, nemici, personaggio, che non ho mai provato prima d'ora. Abbiamo proprio la sensazione realistica di essere nascosti dietro una scatola, dietro un oggetto, quando i nemici ci stanno braccando, e poter controllare i loro movimenti tramite un movimento, no? Scorgerli da dietro un angolo o attraverso una fessura, secondo me non fa più parte di esperienza, ma diventa vero e proprio gameplay. Questi elementi vanno ad interagire anche con l'altro punto cardine della serie di Resident Evil, che è l'esplorazione. Siamo di nuovo dentro una magione, ricca di stanze, di enigmi da risolvere, di porte da aprire, di dettagli da scoprire, e cavolo,
li stiamo vivendo tutti in prima persona. Cioè, possiamo entrare all'interno di una stanza ed esplorarla con il nostro sguardo direttamente. Possiamo avvicinare il nostro sguardo agli oggetti, guardarli nei dettagli, possiamo girare intorno agli oggetti. È una sensazione incredibile che è difficile da spiegare a chi non l'ha mai provata. E a proposito di sensazioni incredibili, beh, il gioco mette veramente paura, ragazzi. Se siete appassionati di brividi, non rimarrete delusi. E a volte gli spaventi sono un po' più semplici e ignoranti, diciamo, no? Cioè, se qualcosa ti appare davanti all'improvviso, è impossibile non spaventarti. A volte invece la sensazione di inquietudine è realizzata in modo molto più intelligente ed interessante. C'è una parte, per esempio, in cui c'è la nonna zombie seduta su una sedia a dondolo in un angolo e ti guarda per tutto il tempo. Tu ti rendi conto perché è innocua, ma devi esplorare la stanza e non puoi fare a meno di girarti ogni 2 secondi per guardare che sia tutto a posto e che la vecchia sia ancora seduta sulla sua sedia. Non sarebbe però un Resident Evil se a un certo punto non trovassimo delle armi che ci permettono di difenderci. Nelle prime ore di gioco il focus è tutto sugli scontri corpo a corpo. È un survival horror, quindi è ovvio che vogliono metterti nelle condizioni più estreme e darti solo lo stretto necessario per sopravvivere. Però anche qua, secondo me, hanno colto l'occasione per sfruttare a dovere la realtà virtuale. Se non avete mai provato un visore, è un po' come una specie di 3D, ma molto più coinvolgente. Quindi dover affrontare nemici corpo a corpo significa affrontarli da una distanza molto ravvicinata. E trovarsi davanti questi zombie brutti, tutti pieni di sangue, tutti rabbiosi, insomma, ve lo giuro, non è una bella cosa. Poi ovviamente, con grande sollievo, troviamo anche delle armi da fuoco. E anche qui tutto funziona in modo molto naturale. Mentre muoviamo il personaggio con gli stick analogici, la mira semplicemente segue il nostro sguardo. Quindi mirare ai nemici è un'operazione molto semplice. Ma è tutto rose e fiori? Purtroppo no, ci sono alcune cose che non mi hanno convinto. Quindi affrontiamo velocemente quelli che sono i punti negativi dell'esperienza virtuale di Resident Evil 7. Primo fra tutti, l'elemento che mi ha infastidito di più è l'arrossamento graduale dei margini del nostro campo visivo quando non abbiamo la vita della barra piena. Ovviamente per creare questo effetto di immersione, gli sviluppatori hanno pensato di non mettere alcuna barra, alcuna informazione, alcuna statistica nel nostro campo visivo. Noi possiamo controllare la nostra barra della vita entrando nell'inventario, ma per dare una sensazione di pericolo imminente al giocatore quando viene colpito, appunto, si crea questo alone rosso intorno al nostro campo visivo. È un survival horror, quindi i medikit sono una merce assai rara e non possiamo stare lì ad utilizzarli ogni volta, quindi la maggior parte del tempo noi andremo in giro appunto con questa visuale arrossata ai margini ed è un po' fastidioso. Un altro elemento che può infastidire molti giocatori è appunto questo effetto 3D dirompente di cui vi parlavo prima. Soprattutto quando i nemici ci attaccano e ci vengono molto vicini, ci possono lasciare un po' abbagliati, un po' frastornati e magari non reagiamo nel modo corretto per difenderci. Possiamo sprecare munizioni oppure anche arrivare al game over. Sono sicuro che lo stesso gioco in TV e non con il visore permetterebbe al giocatore di reagire in modo molto diverso. Infine, bisogna affrontare uno degli elementi più delicati quando si parla di realtà virtuale, e cioè qual è il livello di motion sickness che Resident Evil 7 crea nei giocatori. Io sono molto fortunato e non ho mai sofferto di alcun malessere con nessun gioco, per fortuna finora, però ho fatto provare Resident Evil 7 ad altri giocatori ed effettivamente dopo un 15-20 minuti hanno dovuto smettere per il grande senso di nausea che provavano. Quindi fate attenzione, è un gioco a rischio. Secondo me dà meno fastidio di altri giochi e le opzioni permettono di selezionare il movimento migliore per la telecamera per venire incontro alle vostre esigenze. Giocandolo in realtà virtuale poi è assai difficile fare lunghe sessioni di gioco. Questo da molti può essere visto come un elemento negativo. Io credo sia un elemento neutro o anche semi-positivo, perché comunque il ritmo di gioco è diverso. Cioè, giocandolo col visore, proprio per questa maggiore intensità, maggior coinvolgimento nel giocatore, proprio il procedere all'interno degli ambienti è molto più lento, si pone molta più attenzione ai dettagli perché il senso di inquietudine e timore è maggiore. Quindi per me giocarlo lentamente, assaporarlo meglio, è solo un vantaggio. Bene ragazzi, io tutto quello che dovevo dire l'ho detto. Spero che abbiate trovato questo video interessante, soprattutto se magari state pensando di acquistare il visore per giocare a Resident Evil 7, perché a parer mio questo gioco è
la prima vera killer application della periferica. Se sarete in grado di non vomitare l'anima, vi assicuro che sarà un'esperienza di gioco fantastica ed indimenticabile. Per futuri aggiornamenti su Resident Evil 7 o comunque sul mondo del PlayStation VR in generale, continuate a seguirmi su The Breakfast Bug e, che dire, buon divertimento! Ciao!